era impossibile non passare a salutare Ringo. Ringo, com'è andata? Mi mancavi, sai? Sì, davvero? Era tanto che non ci vedevamo. Quando non saluto Gara School, poi vado a casa, sto male, dico allora spero che passino a trovarmi, perché ero già preoccupato, perché stavo andando via. Dai, fai il serio, raccontami un po' com'è andata l'ECMA. Ma io mi auguro bene, mi sembra che i numeri siano stati alti, c'è stata una grande affluenza, belle moto, belli stand, ho girato anche il resto. Mi sembra una fiera, è tra le migliori al mondo, quindi con questo lo dimostra. È normale che questo periodo, brutta frase, stupida, orrenda, ma la crisi, comunque da un po' di anni a questa parte è normale che qualcuno investa di meno. Se investono di meno le case importanti, figurati i privati. Però devo dire che questo EICMA, questo poi padiglione 2, il custom, è qualcosa di elettrizzante. Poi un sacco di amici, un sacco di belle donne che non guasta, insomma, tanta energia, musica, live. Infatti la presenza di Virgin Radio è stata potente, vi siete occupati voi degli spettacoli, sei stato sul palco dall'inizio dell'ECMA alla fine, sei stremato, com'è andata? Allora, non mi dato stremato perché, cioè, te lo dico, una donna non mi deve mai dire stremato a me, non esiste ancora donna che può dire questa frase a me. Scherzi a parte, no, ma sette giorni qua, cinque, sei, sette giorni, perché poi noi siamo qua. Sì, perché poi noi siamo qua da quando monti il camion, il truck, la radio, c'è tutto il service da smontare. Poi io, se hai visto, sono qua, non me ne vado via finché i ragazzi non hanno finito, ci tengo a stare con loro fino alla fine. Non è che vengo qua solo quando c'è a prendere gli applausi e i premi. Cerco di stare qua fino alla fine, quando abbiamo finito tutto, così la squadra è più unita. Sei pronto per fare il Revolver domani? Certo, ma c'è da dire che io sono abituato con le fiere, perché noi come radio facciamo un sacco di festival e ti assicuro che il festival ha 100.000 persone in rock.